Salve, qui è il vostro Santen Chan che vi parla. Nel telegiornale di questa mattina ho ascoltato di come un albatros o gabbiano si abbia mangiato o ucciso una colomba bianca. Vola vola, colomba bianca. Una canzone faceva così. Beh, allora subito mi sono lanciato a fare questo video, perché gli si attribuisce un forte simbolismo alla colomba bianca, e soprattutto perché in natura non esiste. I predatori la scoverebbero e la ucciderebbero, come di fatto è successo, ma è creata apposta dall'uomo per rappresentare niente di meno che il cristianesimo e il cattolicesimo, sin dalle origini della Chiesa cristiana. In molti vi hanno visto un certo simbolismo. Ma in realtà, ha spiegato la giornalista della RAI, è successo solo un qualche cosa di naturale, quello che in natura deve succedere. I gabbiani sono naturali, invece la colomba bianca non si è potuta difendere perché è frutto della selezione dell'uomo e quindi non ha gli istinti che ha un animale in natura per difendersi. Ma allora anche quello può avere un simbolismo. Se un animale artificiale, di selezione artificiale, come la colomba bianca, quindi che ha dei geni recessivi tanto da parte di padre come di madre, avini, è stata estinta da parte di un animale naturale, che ha seguito un'evoluzione naturale, come l'albatros o il gabbiano. Allora anche la religione che rappresenta non è naturale, è fatta dall'uomo. Boh, sarà anche questo un simbolismo, un qualche cosa di artificiale come la religione, rappresentato da un qualche cosa di artificiale come la colomba bianca che in natura si estinguerebbe, liberato alla natura, liberando la natura il suo simbolo. Lo vede estinguersi naturalmente da parte di un animale naturale. Questo come si può trasladare nella realtà? Non lo so, io non maneggio molto i simboli, però adesso ritornerò a studiare un'opera molto importante, Gli archetipi di Elémire Zola. Verità occulte esposte in evidenza. Ciao a tutti, questo è stato un altro mio breve messaggio, saluti a tutti e mi raccomando, ciao Marco Travaglio. Scrivimi e se vuoi che io collabori col tuo fatto quotidiano, per favore fammelo sapere. Ciao.